una ragazza que había en la lectura. ¿Una ragazza? No c'è nessuna ragazza. Amen. 31:3. Amate l'Eterno, voi tutti i suoi santi. L'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con alterigia. Amen. 31:3. Salmi. 23, sì, ha ragione. Sì. Amate l'Eterno, voi tutti i suoi santi, l'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con alterigia. 24, siate forti, o voi tutti che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. Amen. Gloria al nome del Signore Gesù. Quindi, perché il nostro cuore possa smettere di fare tanti sospiri di dolore e possa trovare una via, un posto di riposo, noi cosa dobbiamo fare? Versetto 23, amate l'Eterno. Quindi amare prima l'Eterno, servire prima l'Eterno, alleluia, perché Egli custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con alterigia. In español, ¿cómo dice este versículo? Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Amén. Alterigia, quindi, è soberbia. Amén. Grazie, fratello. Allora, noi dobbiamo, a questo punto, parlando dei sospiri, incominciare a amare l'Eterno. E amare l'Eterno non è soltanto dirlo con parole, vabbè, quando cantiamo, io quiero innamorarmi más de ti, no? E insegnami a amarte e a vivere conforme a tu giustizia e tu verità. E entonces cantamos contentísimos y tantas veces lloramos, ¿verdad? Porque nuestro corazón se siente tocado por el Espíritu del Señor. Pero cuando nos llaman a orar, media hora antes del culto, nos olvidamos. Y llegamos media hora después que ha comenzado el culto. Entonces, si nosotros comenzamos a amarle al Señor, transformaremos estas lágrimas que emitimos cuando cantamos yo quiero enamorarme más de ti, lo transformaremos en una acción, porque okay, entonces ya estaremos aprendiendo a amarle al Señor. Y cuando amemos al Señor, Él que es justo, que es santo, porque dice que a los fieles guarda el Señor, amén, Él guarda a los fieles, Él bendice a los fieles, comenzaremos a sentir la bendición de Dios sobre nuestros sentimientos. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús, el versículo 24 dice, siate forti, o voi tutti che sperate nel Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. Amén. Allora, smetteremo di... che nel 2016 ci piaceva una persona, a gennaio del 2017 ci piace un'altra, a settembre del 2017 già ci piace un'altra. E allora facciamo, sai che mi piaci, ci vediamo forse di nascosto, un bacio qui, un bacio là, poi no, ci ho pensato meglio, e andiamo di qua e di là, e poi cosa succede? I cuori... Pensate voi che sono saldi in questo modo? No. I cuori non si rendono saldi in questo modo. Se però incominciamo a cercare il volto del Signore, a innamorarci di più di Lui, a servire Lui, perché amare Dio è servire Dio, allora Lui renderà stabile il nostro cuore. Amen. Incominceremo a capirci. Perché... il nostro compito è capire chi siamo, dove siamo e dove vogliamo arrivare. Amen? Amen.
Perché noi, è normale, la natura del giovane, me vuole mettere la speranza nell'altra persona. Io voglio essere, vivere con lui, voglio con lei, voglio stare con lei perché mi piace, perché saremo, penso che saremo felici insieme, faremo questo, faremo l'altro. E lasciamo, trascuriamo la nostra relazione con il Signore e quando vediamo chiaramente, quando si rendono conto questi due giovani che loro non bastano se stessi, loro stessi, l'uno e l'altro per essere felici, ci rendiamo conto che vengono tanti e tanti, gloria al Signore, tante lacrime di dolore, non soltanto nella coppia, nel ragazzo, nella ragazza, ma nella famiglia e ancora di più nella Chiesa. Amen, fratelli? Gloria al nome del Signore Gesù. E questo che il Signore vuole che noi lo evitiamo al massimo. Gloria al nome del Signore. Le sofferenze. Vediamo anche Salmo 33:18. Sempre lì. Se avete aperto, lo avete pronto. Sempre lì. Ora un fratello. Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità. Gloria al nome del Signore Gesù. Amen. Alleluia. Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, per liberare la loro anima dalla morte e per conservarli in vita in tempo di fame. La nostra anima aspetta l'Eterno, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Gloria a Dio. E il 21 è bellissimo. Leggiamolo insieme. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui perché confidiamo nel Suo Santo Nome. Gloria al Signore Gesù Cristo. Alleluia. Perché quando o del cibo che voi preferite, ma parla anche della fame emozionale. Lui ci guarderà e ci conserverà in vita in tempo di fame. Quando sembra che nessun ragazzo si interessa per te, che nessuna ragazza vede che tu esisti, in quel tempo di necessità emozionale e sentimentale, il Signore ti guarderà, libererà la tua anima dalla morte in questo tempo, alleluia, e tu riuscirai ad aspettare nell'Eterno perché Lui è il nostro aiuto e il nostro scudo. Gloria al Signore. Perché? Perché il nostro scudo? Perché abbiamo bisogno della sua misericordia, della sua benignità per essere difesi da tanti dardi del maligno, no? Perché il maligno ti dice, hai visto? Stai andando in chiesa e come fai a formare la tua famiglia se in chiesa non c'è la ragazza che ti piace? Il nemico ti sta bombardando giorno dopo giorno, se non è secondo dopo secondo, ancora di più se sei un cellulare dipendente. Attraverso di questa pantalla, di queste cose qua, tu sei bombardato secondo dopo secondo, con nuove idee, con nuove sfide, con nuove parole che ti stanno dicendo forse non vali niente, che ti stanno dicendo non c'è speranza per te, che ti stanno dicendo stai rimanendo dietro, nessuno si interessa per te. Allora in quel momento il Signore sarà il tuo scudo e dice l'anima nostra aspetta nell'Eterno, Egli il nostro aiuto, il nostro scudo, sì. Il nostro cuore si rallegrerà in Lui perché confidiamo nel Suo Santo Nome. Benedetto il nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Perché è Lui, è soltanto Lui, chi può dare allegria al nostro cuore. Come ha fatto il Signore a capire che Adamo non doveva rimanere solo? Dice che era tutto pronto, la creazione era già fatta, tutto ordinato, perché il Signore non trascura nessun dettaglio.
Amen. Prima era, dice che era tutto creato, no? Ma era in disordine, tutto stava così, il Signore man mano, giorno dopo giorno ha messo una cosa in ordine, l'altra cosa, l'altra cosa, l'altra cosa. Quando era tutto pronto, mise l'uomo sulla faccia della terra perché possa amministrare, governare su tutto il creato. Però dopo che questo era già tutto in ordine e l'uomo stava già governando, Dio dice che vide che non era buono che l'uomo sia da solo. Quando era tutto in ordine, tutto pronto, ha messo nell'uomo la necessità di avere una compagna. E non soltanto la necessità, ma ha provvisto la soluzione per la sua necessità. Amen. E quindi, se noi impariamo la lezione e incominciamo a mettere in ordine la nostra vita, no? Le cose che devono occupare il primo posto, nel primo posto, incominciamo a ordinare la nostra vita, i nostri sentimenti, ci renderemo conto che, nemmeno ci renderemo conto quando il Signore avrà già provvisto la persona che sarà la nostra compagna, il nostro compagno per la vita. Perché quando uno arriva al matrimonio deve capire che non è che lei farà felice me, che lui farà felice me, perché lui mi capisce, perché lui sa cosa mi piace, cosa non mi piace, no. Ma capiremo che sono pronto a far felice la persona amata, sono pronta a far felice l'uomo che sarà il mio compagno di vita. Però per questo ci vuole un processo. Amen? Ci vuole un processo. Benedetto sia il nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia. In Geremia 17:7, puoi cominciare, amen. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Amen. Gloria al Signore Gesù. Grazie, fratello. Benedetto l'uomo. Guardate, c'è benedizione, amen. 17:7. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Possiamo dire benedetta la donna? Sì, no? Benedetta la donna che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà, alleluia, come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi nell'anno di siccità. Non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Gloria al nome del Signore Gesù. Alleluia. Benedetto e benedetta, alleluia, benedetto l'uomo e benedetta la donna che confida nel Eterno. Quindi, alleluia, per confidare nell'Eterno abbiamo bisogno della fede in Lui. È questione di fede. Tutto questo che stiamo parlando qui è questione di fede. Ora quello che ci riguarda, versetto 9, parlando del cuore, dice: gloria a Dio, amen. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Oh Signore, chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Vedete, fratelli, che l'amore non è un sentimento, ma una azione. Amen. Abbiamo imparato cosa fare quando qualcuno ci piace? Amen. Quando qualcuna ci piace? Amen. Cosa dobbiamo fare? Pregare. Amen. Pregare. A chi piace pregare?
Amén. 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 Gloria a Dio. Amén. Ma quanto preghiamo? A volte ne due minuti, però è molto importante perché chi investiga il cuore e prova le reni, che chi può rendere a ciascuno secondo le vie, alleluia, secondo le sue vie e secondo il frutto delle sue azioni è il nostro Dio. Benedetto sia il nome del Signore Gesù Cristo, e Lui, e soltanto Lui, gloria al Signore, che può rendere perfetta la nostra via. Benedetto il nome del Signore Gesù, perché Lui conosce, Lui ci ha disegnati. Diceva un ragazzo a sua madre: dove trovo una donna come te? E allora la risposta è: non c'è. Perché tu non sei come tuo padre, tu sei unico, sei un figlio di Dio e Lui ha un proposito preciso per te. E Lui ha disegnato una ragazza che è d'accordo alla tua necessità. Amen. Perché ha fatto così, l'ha disegnata e l'ha formata Eva, come Adamo aveva bisogno. Non li ha formati a caso, sì? Non ha detto che li ha messi insieme lì, che magari si ritrovano, no. Quando Adamo ebbe questo, ebbe bisogno di far realtà questo sentimento, di dare a qualcuno questo affetto che aveva, perché tutto era perfetto nella creazione, la coppia, gli animali tutti erano in coppia tra loro e lui è rimasto solo. Dopo l'aspirazione, alleluia, ad essere in comunione con il Signore, alleluia, tutte le altre aspirazioni che abbiamo verranno risolte. Amen? Amen. Quando ti renderai conto di quale è la compagna che hai bisogno, di quando sarai pronto, amen? Amen. A renderti utile a questa persona, a renderti, gloria al Signore, una benedizione per lei, una benedizione per lui, allora si faranno realtà tutti i desideri del tuo cuore. Amen. Gloria a Dio. Vi chiederete: la sorella sarà stata così sempre? No. Anch'io sono stata giovane, anche mio marito, anche i nostri pastori qui. Però Dio ha fatto un'opera speciale in noi. Amen, amen, gloria a Dio. Come la vuole fare in voi. Amen, gloria a Dio. Amen? Amen. E quindi noi dobbiamo imparare, oltre ad amare il Signore, a confidare in Lui. Proverbi 28, 26. Stiamo già arrivando alla fine. Potete respirare o sospirare con sollievo. Non vi stanco più, perché ormai i giovani si devono muovere, devono fare altre attività. Però voglio che portate nella vostra mente questo versetto prima di fare la pausa. 28-26. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina ad assaggio è scamperato. Amen. Gloria al Signore Gesù. Alleluia. Benedetto il Signore Gesù. Versetto 25. Grazie. Il versetto 26, ma leggiamo dal 25. Chi ha il cuore gonfio d'orgoglio fomenta contese, ma chi confida nell'Eterno prospererà. Amen. Amen. Tanti di noi, tanti di voi potete dire: io valgo tanto, o qualcuno può dire: io non valgo niente. Possono essere questi due estremi, no? Della corda, dire: io valgo tanto, per me il ragazzo deve essere così, cos'ha, eccetera, eccetera. E la ragazza può dire: no, io non valgo niente, a me nessuno mi guarda, magari se un giorno mi sposerò. Però dice la parola del Signore: chi ha il cuore gonfio d'orgoglio fomenta contese, ma chi confida nell'Eterno
prospererà. Amen. Quindi noi dobbiamo, alleluia, riempire il nostro cuore di quello che dice il Signore. Se il Signore dice che io per Lui sono uno speciale tesoro, è perché lo sono. Amen. Quando uno è innamorato di una persona, cosa vuole? Non vuole vederla neanche, come si dice, né in pittura? Dite voi? No, la vuole vedere, la vuole ascoltare, vuole essere accanto, vuole capire che cosa ha bisogno, li compra, li porta. Se non ha, anche prende in prestito qualcosa per far piacere a questa persona. Vero? È così che noi dobbiamo fare col Signore. Ascoltarlo, esserle vicino, parlare con Lui, venirle incontro, anticiparci all'appuntamento. Cioè venire un po' presto in chiesa, venire, o andare un po' presto a fare quello che il Signore ci ha raccomandato di fare, e se non ci ha incaricato niente altro da fare, trovare qualcosa da fare per Lui, per esprimere il nostro sentimento verso di Lui. Voi pensate che Dio non farà prosperare la via di questo ragazzo, di questa ragazza? Sì, qui lo dice. Qui dice, ma chi confida nell'Eterno, chi lo ama, prospererà. Chi confida invece nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina saggiamente sarà salvato. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. L'amore non è un sentimento, è un'azione. Amen? Il matrimonio è un ministero. Qui sono tanti ministeri che si devono svolgere, qui presenti. Qui c'è un'esplosione di benedizione per le generazioni future. Qui in te, anche se non lo puoi credere, dentro di te, Dio ha messo un'esplosione di benedizione. Tu sei chiamato ad essere uno strumento di salvezza per tante generazioni. I tuoi figli devono essere, diventare una benedizione. Perché 14, 15, 16, 17 anni è un'età preziosa nelle mani del Signore. Dio fa meraviglie. Dio fa prodigi. Voi non lo credete perché forse non l'avete vissuto ancora. Però tanti anni fa, io ricordo che quando predicavano in questi culti speciali, nelle campagne, e chiamavano alle persone che volevano servire Dio, ero nell'altare del Signore. Venivo perché dicevo, io voglio servirti. E poi quando ho provato un sentimento per qualcuno, anche se ero sbagliata, Dio ha guardato le mie vie e ha messo nel mio cammino la persona precisa. Quella persona speciale che voleva anche servire il Signore. Quella persona speciale che mi avrebbe sostenuta nel momento dei dubbi. Quella persona che qualche volta anch'io ho potuto dire, andiamo avanti. Ce la possiamo fare. Ragazzi, tutto quello che avete vissuto fino ad oggi è il punto di partenza, il punto preciso dove siete adesso. È lo spunto di un progetto senza limiti. Non pentitevi di quello che è già passato. Soltanto puntate in alto. Come il deportista che deve fare il salto lungo, no? Prende
prende la corsa, però fa un punto. Un punto preciso. Dal quale prende la forza per arrivare a dove deve arrivare. La corsa passata te l'ha curata il Signore. Questo è il punto in cui ci vuole tutta la forza, tutta la fede, tutte le voglie per arrivare dove ancora di più lontano da dove tu immagini, da dove tu pensi. Perché Lui è il tuo creatore. Ha creato te e sa di che cosa hai bisogno. E ha creato il tuo compagno e la compagna di vita. L'ha già disegnata, è pronta. Soltanto che lo devi scoprire. Ma io ti invito a scoprirlo ai piedi del Signore. Io ti invito a portare tutti i tuoi sospiri ai piedi del Signore. Al Signore oggi quello, tutte queste parole che ti sgorgano dal cuore, da un cuore bisognoso d'amore, da un cuore bisognoso di comprensione, portala all'altare del Signore oggi, adesso. Vieni all'altare del Signore, vieni, alzatevi fratelli. Venite, venite, venite. Venite. Gloria a Dios. Venite, cantare. Santo, santo. Presentati come sei. Così. E adorando Gesù Cristo. Senza simulazioni. Senza pretese. Semplicemente come sei. Perché è così che ti vuole il Signore. È così che ti vuole il Signore. Perché le cose belle, le cose meravigliose che ti accadranno non saranno per quello che tu sei capace di fare, per quello che tu pensi, ma per quello che il Signore ti aiuterà a fare. E Lui ha in pensiero per te cose grandissime, promesse preziose. E non soltanto per te, ma per i tuoi figli e per i figli dei tuoi figli, perché lo dice così la parola del Signore. Gloria a Dio. Chi confida nell'Eterno prospererà. Gloria a Dio. Confida nell'Eterno e comincia a prosperare. Incomincia a prosperare da oggi, da questo punto. Yeah.